Sono le prime luci dell'alba quando nei quartieri a sud di Catanzaro la Polizia di Stato, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, mette a segno un'imponente operazione ai danni della mafia Rom. 62 gli arresti, tra di loro il figlio di uno dei boss storici della malavita Rom nel capoluogo calabrese. Diversi capi d'accusa per gli indagati, che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'estorsione, ricettazione, detenzione illegale di armi da fuoco, sino al traffico di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti ipotizzano la presenza di due distinti clan, uno con base nella periferia sud di Catanzaro, atto allo spaccio di cocaina, acquistata da fornitori della provincia di Reggio Calabria, e il secondo clan di stampo familiare, che opererebbe tra le province di Catanzaro e Crotone, nell'area del comune di Cutro. Dalle indagini, poi, risulterebbe coinvolto nel giro anche un agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Catanzaro, che avrebbe fatto da tramite per veicolare messaggi in entrata e in uscita agli esponenti della malavita Rom custoditi nel suddetto carcere. Oggi per noi è una giornata importante, per noi Stato, Procura Distrettuale, Polizia di Stato, e per la città di Catanzaro, se vogliamo, e per la provincia di Catanzaro. I presunti innocenti arrestati questa mattina, 63, sono indagati di associazione di stampo mafioso, associazione di influenza a traffico di stupefacenti, estorsioni, detenzione di armi. È la prima volta che la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con le indagini della Polizia di Stato, che un giudice emette un'ordinanza a soggetti di etnia Rom per associazione di influenza stampo mafioso. Questo è stato possibile perché dalle intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali è emerso che questa organizzazione ha attuato dei riti di affiliazione esattamente come un locale di 'ndrangheta. Quindi già questo è un dato importantissimo, diciamo un dato storico che da qui in avanti non pensiamo più, non possiamo pensare più a certe etnie, a certe strutture criminali come soggetti che vendono droga o che rubano macchine e poi c'è il cavallo di ritorno per in cambio di 1.000 euro riavere una macchina. E la cosa importante di questa indagine è che noi riteniamo di aver in gran parte liberato il centro storico fino a Catanzaro Lido di un'organizzazione che vendeva in modo sistematico la droga ai tossicodipendenti, che faceva estorsioni, che deteneva armi, che vessava commercianti, che vessava imprenditori. Quindi è un'indagine da considerare importante per il territorio. E la presenza, l'importanza di questa indagine sottolineata dal dato, dal fatto che sono venuti da Roma e perché hanno seguito anche da Roma il prefetto Messina, il direttore dello SCO. E qui con il coordinamento il questore di Catanzaro, il dirigente dell'ammobile catalano e con i suoi uomini. L'offensività di questi nomadi si manifesta plasticamente proprio nell'attività massiva di controllo del territorio esercitata attraverso l'estorsione, appunto, massiva. E poi anche attraverso l'attività di spaccio che è diventata poi un commercio, come dire, anche questo massivo con la creazione di piazze di spaccio. Però il tema del collegamento e dell'offensività, voglio dire, passa anche attraverso un collegamento datato come manodopera operativa, con le cosche cosiddette isolitane. Cioè questi facevano da tempo da manodopera per attività criminali, per l'andrangheta. C'è una parte di questa attività che va oltre Catanzaro e riguarda, come dire, anche un po' la parte provinciale, no? Come si dice, il crotonese, e Isola Capo Rizzuto, insomma, situazioni che già avevano denotato. Il salto di qualità viene fatto quando questi si sono resi conto a un certo punto di avere una forza tale da poterli portare addirittura a concordare un patto, anche per mantenere i carcerati, cioè con un'andrangheta che salomonicamente, a mio giudizio, gestisce la criticità e non perde il controllo delle attività criminali, perché parte degli introiti,
questo patto, tra le altre cose, stabiliva che parte degli introiti che comunque venivano conseguiti dall'organizzazione colpita oggi, dalle due organizzazioni colpite oggi, andava comunque alle cosche. Quindi da questo punto di vista io credo che si manifesta ancora una volta la potenza dell''Ndrangheta nella gestione di questo tipo di situazioni. C'è un dato sulla sicurezza urbana fondamentale, la Procura ha fatto un gran lavoro, perché veramente questi imponevano dalla, come dire, estorsione normale al furto di bestiame e alla gestione poi dei cosiddetti cavalli di ritorno. Quindi a mio giudizio è stata fatta un'operazione complessa ma che ha dato degli eccellenti risultati. L'ingerenza, l'intensità di questo controllo negli anni si è rivelata più forte e diciamo i cittadini e gli imprenditori l'hanno vissuta sulla loro carne, perché effettivamente questa pressione stava facendo sempre più forte, sempre più sfacciata, proprio a indicazione e a testimonianza della maggiore sicurezza che si aveva nell'attività criminale di questi soggetti anche rispetto agli altri. Noi abbiamo una serie di episodi, voglio dire, nei quali ci sono anche richieste di intervento da parte di soggetti vessati che si rivolgono a esponenti tradizionali, diciamo, della criminalità organizzata, e gli viene risposto che non possono fare niente perché ormai loro hanno, diciamo, in quella zona hanno loro il controllo. E quindi questo l'abbiamo considerato un ulteriore riscontro e dimostrazione del grado di autonomia che avevano riconosciuto questi, che avevano ottenuto questi gruppi. Si è avuto dimostrazione di come chi è stato fessato per tanti anni in questo territorio abbia avuto la forza di reagire e quindi anche di collaborare con le forze dell'ordine. Questo ci ha consentito quindi di dare un nuovo impulso, una nuova linfa anche alle stesse attività di indagine che poi hanno chiaramente sono proseguite e si sono sviluppate con le attività tecniche che conseguenziali.